Stai cercando su YouTube un canale che ti parla dei modellini del passato sui cavalieri dello zodiaco? Bene, sei capitato nel posto giusto. Questo è il primo e unico canale italiano sul tubo dedicato ai modellini vintage su Saint Seiya, ossia i cavalieri dello zodiaco. Qui sul nostro canale troverai di tutto, tutte le edizioni e i singoli personaggi. Bene, mettiti pure comodo e goditi pure lo spettacolo. Saint Seiya Vintage Legend Italia, un gruppo, una grande passione. Ne hai ancora avuto abbastanza, Lemuri? No, Phoenix. Non ne ho avuto abbastanza, anche perché credo che la vittoria sia mia! Eh? E sai perché? Perché non avrai più il coraggio di colpirmi ed io finalmente avrò mano libera! Ha! Potrò condurre la battaglia a mio piacimento. Come puoi colpirmi adesso? Fratello, non insistere, ti prego. Che senso ha continuare? Basta, Phoenix. Basta combattere. Andromeda. Perché, dimmelo, perché siamo costretti a queste interminabili guerre? Basta! È ormai tempo di vivere nella pace. Catena di Andromeda! È stato un inganno ben costruito, devo ammetterlo. Molto reale. Ora capisco come sei riuscito a raggirare Pegasus e Crystal. Peccato per te che comunque non abbia funzionato. Dici che non ha funzionato? Aspetta, Phoenix, il meglio deve ancora venire. La battaglia non è terminata. Dovrai stupirti ancora di moltissime cose, Phoenix. Perdonami adesso, devo darti il colpo di grazia. Come puoi aver fatto questo, Phoenix? Come puoi aver levato il braccio su di me? Mio fratello, di cui tu hai preso le sembianze, è qui vicino a me. Mi dispiace, ma non potevo cadere nel tuo tranello. La vera figura di Andromeda mi era troppo vicina. Sapevo che era vicina, ma come potevo immaginare che non avresti esitato? Come potevo pensare che avresti colpito lo stesso? Non c'è animo nobile in te, e nemmeno traccia di comprensione. Ero pur tuo fratello in quel momento. Ero tuo fratello, ma tu hai colpito ugualmente. Tu sei come me, privo di ogni scrupolo, privo di amore e di affetto! Amici carissimi, ben ritrovati sul canale YouTube Saint Seiya Vintage Legend Italia. Io sono, come al solito, il vostro Mr. Frank di quartiere e oggi non parleremo di modellini vintage, non parleremo di modellini della linea Might Claw, ma parleremo della linea Saint Seiya Anime Heroes, precisamente Phoenix V2. Come potete vedere, il box è identico e preciso come stile a quelli già recensiti in precedenza, che sono appunto tutti quelli che sono mostrati qui. Ovviamente trovate tutti i video, tutte le recensioni su questi modelli nei video precedenti. Chi se lo fosse perso può andare tranquillamente sul nostro canale e troverà sicuramente tutto. Come potete vedere, qui abbiamo Pegasus V2, Sagittario, Gemini, Virgo, Ariete e per ultimo appunto Phoenix. A parte i Cavalieri d'Oro, come potete vedere, gli unici due Cavalieri di Bronzo sono appunto Pegasus e Phoenix. Il box, come dicevo prima, è identico a tutti gli altri, ovviamente c'è raffigurato il nostro personaggio. Adesso andiamo ad aprire il nostro box. Ed eccolo qui, ragazzi, una volta aperto l'interno del box troviamo il nostro personaggio. Inutile dire altro, basta che andate a rivedervi i video precedenti, è inutile stare a dire sempre le stesse cose. Come al solito troviamo pochissimo, anzi molto poco, per quanto riguarda il set di mani. Sono personaggi, diciamo, per avvicinare comunque sia la vecchia guardia, ma soprattutto i giovani di oggi nel mondo Saint Seiya.
Vale la pena prenderli, soprattutto se ha un costo veramente basso. I precedenti usciti, ho visto che i prezzi stanno lievitando veramente in modo esponenziale, veramente troppo, per come la vedo io. Infatti, fatalità, non li vendono. Bene ragazzi, questo è il nostro Phoenix una volta che fuoriesce dal blister. Come vedete ha le classiche tre piume che sono leggermente movibili e posabilità, insomma, non più di tanto. Per quanto riguarda i movimenti sono sempre gli stessi, qua a metà si apre, vedete, niente di grave, l'armatura ovviamente non si stacca. Le mobilità sono sempre le stesse, qui il diadema, se andiamo a vedere, è leggermente largo rispetto al volto, ma ci sta comunque. Insomma, veramente carino, secondo me, per quanto riguarda Pegasus, che è anche vero che come al solito Bandai fa uscire sempre prima il protagonista principale, qui hanno avuto sicuramente la possibilità di fare qualcosina in più e sinceramente parlando, preferenza o meno, secondo me questo personaggio è fatto leggermente meglio rispetto a Pegasus. Bene ragazzi, ed eccolo qua il nostro personaggio completo. Ovviamente uno può scegliere poi se mettere le mani aperte o semplicemente pugno destro e pugno sinistro. Devo dire la verità, a me piace molto, lo preferisco rispetto a Pegasus. E che dire, questi personaggi vanno presi solo ed esclusivamente se avete voglia di spendere poco e soprattutto soltanto se a prezzo giusto, quindi a prezzo basso. Bene ragazzi, noi ci vediamo al prossimo dossier. Un caro saluto dal vostro Mr. Frank. Iscrivetevi al canale, iscrivetevi al nostro gruppo Facebook. Trovate come al solito tutti i link delle nostre pagine e dei nostri gruppi nei titoli di questo video, oltre che nei commenti. E noi ci vediamo al prossimo dossier. Ciao ragazzi!